nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, in questa liturgia di suffragio, sorretti dalla fede nel Signore, sorgente della vita, ricordiamo il nostro Vescovo, il Papa Emerito Benedetto XVI. Rendiamo grazie a Dio per avercelo donato come pastore della nostra diocesi e successore dell'Apostolo Pietro. Affidiamolo alle mani del Padre davanti al quale si è presentato, portando la lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato in mezzo a noi durante la sua vita. Per celebrare degnamente questi santi misteri e affinché il nostro cuore non si allontani dal Dio vivente, chiediamo la grazia di essere partecipi di Cristo, vincitore del peccato e della morte. Signore, che sei il difensore dei poveri, abbi pietà di noi. Abbi pietà di
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo, accogli nel tuo regno il tuo servo, il Papa Emerito Benedetto XVI, che hai costituito successore di Pietro e pastore della tua Chiesa, e donagli la gioia di contemplare in eterno i misteri della grazia e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al tuo popolo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti. E venivano da lui da ogni parte. Parola del Signore. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. In quest'oggi, in cui ci ritroviamo a ringraziare Dio per la testimonianza di vita e la cura pastorale di Benedetto XVI nei confronti della Diocesi di Roma, la parola ci offre questa pagina del Vangelo di Marco con uno dei primi miracoli di guarigione di Gesù. Lo voglio, sii purificato. E così il Papa Emerito commentava questo brano. Nel gesto e nelle parole di Cristo c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che ci sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano di Gesù e il lebbroso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l'impurità umana, tra il sacro e il suo opposto, per dimostrare che l'amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre infermità, si è fatto lebbroso perché noi fossimo purificati. Cari fratelli, care sorelle, tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti così. Tutti abbiamo bisogno di essere toccati dalla mano del Signore. Tutta la nostra vita, tutto il nostro essere chiede salvezza, anche quando le vie della storia, nel mondo e nella vita della Chiesa, sembrano essere segnate solo dal buio e dalla prova. Il Vangelo di Marco, che ci accompagnerà in queste prime settimane del tempo ordinario, è il Vangelo del discepolo,
che vuole condurre l'uomo alla comprensione del mistero di Gesù, riconoscendolo come il Cristo. Pian piano l'autore svela al lettore chi è veramente il Signore, non un uomo dei miracoli, non un semplice guaritore, ma è il Salvatore, il Figlio di Dio. Anche Benedetto ci ha condotto per mano, insegnandoci a conoscere il Signore e a fissare sempre lo sguardo su di Lui, Gesù di Nazaret, il Cristo che condivide la nostra umanità, muore e risorge per noi. Potremmo dire che la sintesi di tutta la sua esperienza di vita, di studio, di insegnamento, sia stata unicamente la persona del Figlio di Dio, ricordandoci costantemente che senza di Lui non ha senso essere cristiani. È stato molto commovente sapere che le sue ultime parole sono state queste: Gesù, ti amo. Bellissimo. È stato un grande teologo perché è stato un grande innamorato di Dio e tante volte ha ripetuto che la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Quello che ha ripreso ieri Papa Francesco nell'udienza generale a proposito dell'evangelizzazione. In questi giorni penso sia capitato a tutti noi di riprendere alcuni suoi testi, di rivedere alcune immagini, di riportare al cuore alcuni momenti condivisi negli anni del suo pontificato. L'abbiamo fatto tutti, credo. Benedetto si è presentato al mondo con umiltà e rispetto, con determinazione e ascolto, dando anche dei segnali nuovi alla Chiesa di Roma, come ad esempio la sua partecipazione annuale all'avvio del convegno diocesano, con un magistero denso e allo stesso tempo chiaro e forte. Dei suoi 95 anni di vita, Benedetto ne ha vissuti 40 in questa nostra città di Roma, a cui sappiamo era profondamente legato. Basti pensare al rapporto particolare che aveva con i sacerdoti e con la gente di Casalbertone, nella parrocchia di cui è stato titolare. Decine di volte è andato a Santa Maria Consolatrice per la festa patronale, per amministrare le cresime o anche soltanto per essere a cena con i sacerdoti. Oppure basti pensare ad alcune amicizie profonde che lui ha tenuto costantemente, direi vive, con delle persone di Roma fin da quando era giovane sacerdote. E fino agli ultimi istanti lui questa amicizia l'ha coltivata con intensità. Quando il 7 maggio 2005 entrò per la prima volta da Papa qui a San Giovanni per prendere possesso della cattedra, riprese il concetto di essere il debole servitore di Dio, dicendo: colui che è il titolare del ministero petrino deve avere la consapevolezza di essere un uomo fragile e debole, costantemente bisognoso di purificazione e di conversione. E concluse l'omelia con un riferimento forte all'Eucarestia: in questo mistero l'amore di Cristo si fa sempre tangibile in mezzo a noi. Qui Egli si dona sempre di nuovo, qui Egli si fa trafiggere il cuore sempre di nuovo. Grazie all'Eucarestia la Chiesa rinasce sempre di nuovo. La Chiesa non è altro che quella rete, la comunità eucaristica, in cui tutti noi diventiamo un solo corpo e abbracciamo tutto il mondo. Presiedere nella dottrina e presiedere nell'amore alla fine devono essere una cosa sola,
tutta la dottrina della Chiesa alla fine conduce all'amore. Vorrei che questo invito fosse ancora più chiaro per noi oggi, ancora più attuale, anche se siamo attraversati dalle tentazioni e dalle prove. Noi crediamo che grazie all'Eucaristia la Chiesa nasce di nuovo. La compassione di Gesù non si è fermata. Il Signore non si è dimenticato di noi. Egli è il Dio vicino. La sua mano è tesa verso le nostre lebbre. Lo disse chiaramente Benedetto XVI per il 50° del Concilio. Abbiamo visto che la fragilità umana è presente anche nella Chiesa, che la nave della Chiesa sta navigando anche con vento contrario, e qualche volta abbiamo pensato: il Signore dorme, ci ha dimenticato. Ma abbiamo anche avuto una nuova esperienza della presenza del Signore, della sua bontà, della sua forza. Il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco di Cristo, non è un fuoco divoratore, distruttivo. È un fuoco silenzioso, è una piccola fiamma di bontà e di verità, che trasforma, che dà luce e calore. Papa Benedetto ha amato intensamente la Chiesa. Tutte le decisioni più importanti della vita le ha prese ricordando che le vie del Signore non sono le nostre. Ma quando si segue con amore la sua volontà, la volontà del Signore e non la nostra, siamo nella pace vera. Non voleva lasciare l'insegnamento e l'ha fatto. Non voleva lasciare l'amata diocesi di Monaco e l'ha fatto. Voleva tornare a casa per stare con suo fratello e terminare i suoi studi dopo 24 anni di servizio alla dottrina della fede e non l'ha fatto. Fino all'11 febbraio di 10 anni fa, quando in un momento terribile, straordinario, imprevedibile e sorprendente, ha mostrato con la rinuncia al pontificato quanto volesse il bene della Chiesa, passando con ineffabile sapienza il suo testimone al nostro Papa Francesco. Ecco, tornando al Vangelo, credo, carissimi, che il Signore voglia suscitare nel cuore di tutti noi il desiderio di una vera purificazione, che ci riporti alla gioia, che ci riporti alla grazia dell'incontro con Lui, ridandoci la passione dell'annuncio. E allora, concludendo, faccio mie le parole di Papa Francesco, che commentando questo brano disse: e adesso facciamo un attimo di silenzio e ognuno di noi può pensare al suo cuore guardando dentro di sé, e ognuno di noi in silenzio, ma con la voce del cuore, può dire a Gesù: se vuoi, puoi purificarmi. Nel silenzio del cuore, ripetendo ora questa frase con l'invito di Papa Francesco, potremmo sentire tutti la vicinanza di Benedetto, che ci conferma che il Signore accoglie il nostro desiderio. Lo voglio, sii purificato. Thank you.
Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni a Dio che ha risuscitato Cristo dai morti e darà vita ai nostri corpi mortali. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, proclami con la forza dello Spirito Santo il Vangelo di Gesù, via, verità e vita. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per il nostro Vescovo Papa Francesco, testimone del risorto come Pietro, ci confermi nella fede e sostenga l'impegno degli operatori di pace. Preghiamo. Dio della vita, per il Papa emerito Benedetto XVI, il Signore che lo ha posto a servizio dell'unità della Chiesa, lo accolga nella sua pace e gli doni il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per l'umanità intera, lo splendore di Cristo, morto e risorto, che verrà a giudicare il mondo con il fuoco, risplenda in ogni opera di bene. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per noi, qui raccolti dallo Spirito del risorto, la partecipazione alla mensa eucaristica unisca in un solo corpo noi e i nostri fratelli defunti, per lodare senza fine il disegno di amore del Padre che ha risuscitato Cristo dalla morte. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. O Dio ricco in misericordia, che conservi salda la tua Chiesa e custodisci nella pace coloro che hai segnato con il tuo nome adorabile, dona al tuo servo, il Papa emerito Benedetto XVI, di contemplare la tua bontà nella terra dei viventi e di essere unito a Cristo nella risurrezione per condividere con Lui la vita del cielo. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione concedi, o Signore, la ricompensa dei beati al tuo servo e nostro Papa Emerito Benedetto XVI e accorda a noi i tuoi doni di grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. A
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il suo vicario Angelo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del tuo servo, il Papa Emerito Benedetto XVI, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti che ci rendono partecipi della Tua comunione, ti chiediamo, Signore, che il Tuo servo, il Papa Emerito Benedetto XVI, da Te costituito sulla terra, fondamento visibile dell'unità della Chiesa, sia felicemente accolto nella beatitudine del Tuo gregge. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Alla materna protezione della Santa Madre di Dio affidiamo il nostro Papa Emerito Benedetto XVI, perché ella gli mostri il volto misericordioso del suo Figlio Gesù, che chiamandolo alla sua sequela non gli ha promesso onori e gloria in questo mondo, ma associandolo a lui nelle fatiche del Vangelo, gli ha aperto il cuore alla speranza di essere coerede della gloria del cielo.